ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Questa la voglio regalare a tutte quelle persone che adesso sono in ascolto, ma soprattutto voglio regalarla a tutte quelle persone che si credono di aver finito un percorso, ma che con questa canzone io credo che ci dia la possibilità ancora una volta di poter rialzare la propria testa e di mettersi ancora sempre in discussione fino alla fine del nostro percorso, ovviamente, no? Ecco, questa è una canzone che la voglio dedicare appunto a questa categoria di persone. Il nostro fine del percorso è quando, che, come si dice, il nostro respiro non si sente più, né? E con questo cominciamo la nostra trasmissione di oggi su radioiride.it, Giorgio Stocco. Ovviamente abbiamo un sito che è, come si chiama il sito? Radioiride.it, c'è il sito che viene fuori, giusto? C'è il sito radioiride.it e lì c'è un po' il nostro palinsesto, un po' anche non del tutto ovviamente un elenco dei nostri conduttori, altre cosine insomma, no? Poi abbiamo attivato proprio in questi giorni nella pagina Facebook di Radio Iride tutte le varie trasmissioni con la descrizione delle trasmissioni che chi vorrà ovviamente le può cliccare, andare a vedere, leggere, mettersi in contatto poi su Radio Iride ad ascoltare, no? Magari c'è qualche trasmissione che piace, altre trasmissioni che non piace, ma questo fa parte, come sempre, e come dico sempre, fa parte del gioco. Quindi si dà l'opportunità di fare ciò. Poi nei prossimi giorni, insomma, vediamo, credo la prossima settimana, non lo so, ma comunque questione ormai di qualche giorno, c'è anche si può fare la diretta di Radio Iride, quindi i nostri Instagram, no? Instagram, cos'è Instagram? Anche. Si può mettersi in diretta, insomma, ecco, quindi è un qualcosa in più, diciamo così, per chi vuole ascoltare questa emittente nuova, 6 mesi di vita, quindi abbiate pazienza. Poi nei 6 mesi di vita abbiamo fatto 2 mesi tipo luglio e agosto, veramente, a parte il caldo, però tanti di voi giustamente erano in ferie eccetera, quindi anche tanti conduttori erano in ferie, quindi tra doppi, tripli registrazioni eccetera siamo riusciti insomma a farcela adesso.
piano piano stiamo anche sistemando, purtroppo l'ho detto ancora qualche mese fa, il palinsesto, sapete, è la parte centrale, la parte importante di una radio poi comunitaria come la nostra. Quindi l'80% abbiamo i cosiddetti posti fissi e poi ci sono qualcuno che bisogna girare o a fare la porta girevole, ecco. Però insomma tutto sommato diciamo che siamo messi abbastanza bene. Poi volevo sempre ricordare che sapete che Radio Iride è una figlia, cioè figlia sta per attività, della cooperativa San Martino Life. Questa cooperativa, oltre a quella dell'attività di radio, quindi di comunicare, quindi fare informazione, di dire le nostre cose, eccetera, eccetera, la cooperativa ovviamente ha anche altre attività che stanno sbucando, che stanno venendo fuori, soprattutto nella parte, diciamo così, agricola, gli oli essenziali, le creme, le cremette, tutto quello che ci va dietro, con un gruppo di donne che stanno lavorando appunto su queste cose. E poi piano piano insomma si vedrà anche altre cosine che come obiettivo della cooperativa è lì, e d'altronde non è facile mettere assieme tutta una serie di cose, però insomma con la forza della volontà e col dire ci credo a queste cose si può fare, insomma, come tutte le cose. L'importante è avere la pazienza, la costanza di crederci, come avere la costanza anche a essere qui ogni settimana, o quello che è, davanti al microfono, a dire magari con quante persone sto parlando, chi è che c'è che mi ascolta, ma sono sicuro che qualcuno mi sente. Tutte queste domande non servono ovviamente a incentivare o a stimolare la nostra costanza, anzi queste domande ci deprimono. Io credo che se uno, ripeto, crede quello che sta facendo, l'informazione, piuttosto che la cultura, piuttosto che un'attività sportiva, piuttosto a qualsiasi insomma argomento, se ci crede di parlare da questi microfoni lo fa con tranquillità. Poi, come ho detto e mi ripeto, sarà la costanza e il credere di aumentare tutto ciò. Ecco, però ovvio che ci sono degli aiuti, dei supporti, ecco perché stiamo facendo la seconda fase della situazione, cioè quella di integrare la radio con i vari social, facendo girare anche attraverso la diretta Facebook. Insomma, è tutto, come si dice, è tutto in evoluzione. Quindi sia per quelli che vengono, sia per quelli che ci ascoltano, piano piano cercheremo appunto di allargare la crescita di questa radio chiamata Iride, che è una radio a colori. Iride significa colori, che colori sta per argomenti, che c'è dentro tutto quello che uno vuole trovare. È il famoso scatolone, che dentro a quel scatolone ci sta di tutto, e sta a noi ovviamente tirare fuori quello che ci interessa di più ed descriverlo e allargarlo, eccetera eccetera. Insomma, ecco, quindi è una bella sfida che abbiamo davanti, e noi vogliamo continuare questa sfida, perché credo che il mondo dell'informazione sia essenziale per tanti di noi, perché il mondo dell'informazione, quello ci serve per sapere poi difenderci sempre da quei famosi noti che noi chiamiamo padroni del mondo, padroni sta
oppure i poteri forti, oppure come mi chiama il mio amico Mauro Bioccatti, la gerontocrazia finanziaria, insomma chiamatela come volete, ma alla fin fine sono sempre quelli che girano, cambia solo il nome, ma in sostanza non cambia assolutamente niente. Allora, ritornando al discorso di prima, se noi siamo sempre più informati, abbiamo la possibilità appunto di difenderci e di fare soprattutto qualcosa nel nostro territorio, perché è nel nostro territorio, se noi in questo momento la sede della radio è a Pieve di Curtarolo, e quindi sotto il comune di Curtarolo, provincia di Padova, il nostro territorio è qua che noi dobbiamo lavorare, magari diamo anche degli stimoli, ecco anche la possibilità, ovviamente diamo di stimoli a chi è lontano da questa sede, diamo degli stimoli magari per informarsi di più o comunque fare anche loro un qualcosa nel proprio territorio. Forse qualcuno mi dirà, ma forse tu sei matto a pensarla così, magari è pura utopia, ma può darsi che tu abbia anche ragione, per carità, non voglio mettere in dubbio niente, però una cosa, lasciami sognare, il sogno non me lo puoi tirare via, lasciamelo sognare. E ricordatevi che i cambiamenti nella storia sono venuti sempre. L'importante è capire, l'importante è crederci. I cambiamenti sono sempre avvenuti. Se andate a vedere la storia o di Rifa o di Raffa, noi adesso siamo a un punto che dobbiamo pensare alla nostra crescita. Qualcuno dice la crescita spirituale, quell'altro dice che dobbiamo risvegliarci da questa anestesia che ci hanno iniettato nel sangue, qualcun altro la chiama in evoluzione, insomma ognuno la chiama come vuole. Ma comunque in ogni caso, noi abbiamo la possibilità di svegliarci, di avere questa crescita appunto spirituale. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire affrontare o cominciare ad affrontare il cambiamento. E questo lo abbiamo sempre detto poi, chi almeno ci crede, sto parlando ovviamente. Ovviamente per quelli che credono che il cambiamento viene dentro, prima dentro di te e dopodiché ci sarà l'aumento del cambiamento proprio grazie al nostro stile di vita, proprio grazie al nostro esempio nei confronti degli altri. Quindi gli altri ci vedono, intuiscono, se hanno voglia, gli diamo lo stimolo di fare un qualcosa e quindi cominciare un cambiamento. Certo, certo che è un processo non lungo, di più, ci vorrebbe altro, però è sempre una questione di crederci. Se ci crediamo a questo che stiamo facendo, buono, altrimenti, vabbè, amici come prima non cambia niente, per carità, però per il minimo abbiamo tentato di fare un cambiamento, e questo è importante, importante. Oggi, in effetti, vedete, oggi abbiamo due interviste, no? Allora, magari sono diverse dall'una dall'altra, ma fa parte sempre di un cambiamento. Allora, la prima intervista che andremo a fare sarà con Serena Patrotano, e parleremo dei i sette specchi degli Esseni, magari qualcuno di voi l'ha già sentita. Ogni specchio è un riflesso su di noi, no? Dopo magari
La Elena, sì, la Elena, la Serena ci spiegherà meglio tutto questo. Anche perché domani sera sarà proprio alla, faccio un po' di pubblicità progresso, ma credo che ne valga la pena, alla realtà allo specchio, da come si chiama, da Fiorenzo, lì alla Falcodoro, sì, Falco d'Oro, dove terrà appunto la conferenza proprio su queste cose. Quindi alle 13 fino alle 14 più o meno faremo quattro chiacchiere con la Serena. Poi dalle 14 in poi, fino alla fine prevedo, fino alle 15 o comunque 10 minuti più o 10 minuti in meno, faremo quattro chiacchiere con Federica Santi. Magari l'avranno già sentita nominare, Federica Santi, una mamma, una donna, una mamma che racconta la sua esperienza, racconta la sua esperienza di un figlio, del suo bambino, che è stato danneggiato dai vaccini. Lei ovviamente sta facendo grandi sforzi, sia economici sia finanziari, uno, e dall'altra parte anche sforzi anche della sua vita, perché ovviamente gli ha cambiato totalmente la vita, per curare, per cercare di far migliorare al proprio figlio una vita più decente. Ha scritto anche un libro, che questo libro ovviamente per quelli che gli interessa, ma soprattutto serve per quel poco, diciamo così, a finanziare o comunque prendere quelle poche, quelle tante spese, ma che comunque va a coprire briciole, che gli possiamo così dare anche una piccola mano. Sto parlando di un libro che non vivo su una bolla, non so neanche quanto costa, poi sarà la Federica stessa a dircelo, no? Ecco, quindi e lì fa parte sempre di quella cosa, di quel nome che noi chiamiamo libertà di scelta terapeutica. Quando che parliamo di informazione, anche questa è informazione, essere consapevoli e non delegare, essere consapevoli in questo caso come genitori che abbiamo un figlio da vaccinare, e chiederci perché lo devo vaccinare, per cosa, per come, mi faccio delle domande, ci facciamo delle domande, andiamo alla ricerca del perché del vaccino, cosa c'è dentro il vaccino, a cosa serve il vaccino, insomma tutte cose, tutte domande che noi dobbiamo tentare di rispondere. Poi, per carità, ognuno di noi, ognuno di voi genitori farà la propria scelta, quella o di vaccinare o non di vaccinare, assolutamente, l'importante è che siate consapevoli di ciò che fate. Oggi, come sapete, c'è questa famigerata legge 119 della Lorenzin che ci obbliga, vi obbliga come genitori, anch'io sono genitore, però ho una figlia ormai grande, quindi la cosa non mi preoccupa in un certo senso, perché non faccio parte di quelle famiglie che hanno i bambini da 0 a 6 anni, soprattutto, oppure dai 6 ai 16 anni. Quindi, in un certo senso, diciamo, non è un problema. Però diventa un problema lo stesso, perché se io amo la società italiana, se amo questo popolo, se amo i bambini, eccetera, devo mettere o cercare di fare informazione
e che ogni genitore sia consapevole di ciò che sta facendo. Ecco, la legge Lorenzin, praticamente ritornando a quella, ci obbliga, ormai lo sapete, ma è meglio sempre di ricordarlo, ci obbliga, vi obbliga come genitori a vaccinare i vostri figli ben 10 vaccini, magari anche 4 consigliabili, ma restiamo sulla pazzia dell'obbligo. Ecco che allora la signora Federica Santi, mamma giovane, eccetera, vuole informare. Dopo, ripeto, ognuno faccia quello che vuole. Adesso, che non so che ora che sia, nel 41, mettiamo su un pezzo musicale e dopodiché aspettiamo, faremo un'altra 4 chiacchiere e andremo per l'una a chiamare la Selena. Adesso beccatemi un altro pezzo musicale, ci sentiamo fra qualche minuto. Thank you.
Eccoci qua di nuovo, ancora in diretta su Radio Iride, Giorgio Stocco su questi microfoni. Allora, vabbè, avete sentito questa, credo che sia del 1982 se non vado errato, io non è che sia un, come si dice, un fans di Michael Jackson, no? Però questa canzone è carina, ti porta a ballare, a muoverti, eccetera, è una delle, lui ne ha fatte tantissime canzoni, è una di quelle che a me piacciono, punto e basta, senza essere fans, non fans, piace, non piace, quando una cosa piace, piace, punto. Magari uno dice, ma ti piace Claudio Villa? Beh, se c'è una canzone che mi piace di Claudio Villa, possiamo anche dire, sì, ma è un po' dura comunque. Vabbè, dai, a parte gli scherzi. Questi ultimi, prima di metterci in contatto ovviamente con Serena, volevo riflettere un attimino sulla nostra situazione nei confronti dell'Europa. Sapete che in questi giorni c'è la discussione di questo DEF, cioè documento di economia finanziaria, in dove va a stabilire un po' tutto il bilancio, tutte le varie attività economiche e finanziarie del paese nell'anno 2019, eccetera, eccetera, no? Quindi pare che ci sia nel DEF, dove bisogna, quando sarà approvato, di andarlo a sviluppare, bisogna, nei propri dettagli, eccetera, ma credo, ne stanno parlando, da una parte c'è il reddito di cittadinanza, da un'altra c'è la legge Fornero che deve essere tolta e mettere la quota 100, dall'altra c'è la flat tax, dall'altra c'è l'aumento delle pensioni minime che vanno agganciate al cosiddetto reddito di cittadinanza. Insomma, c'è tutta una serie di cose interessanti, la mia opinione ci sta assolutamente, anche se il discorso del reddito di cittadinanza, anche se io ho votato il Movimento 5 Stelle, ci ho ragionato in questi giorni, no? Lo si può dare il reddito di cittadinanza a tutte quelle persone, soprattutto giovani, che stanno cercando la prima occupazione, no? Perché la prima occupazione è sempre la più difficile. Quando vai in un'azienda, porti magari il curriculum e ti dice il titolare o chi per esso, hai esperienza. Se nessuno mi fa lavorare, come faccio ad avere esperienza, no? E quindi ti lasciano a casa, perché magari vogliono delle persone che sanno già lavorare. Quindi, reddito di cittadinanza può anche stare bene a questi giovani che cercano la prima occupazione, però nello stesso tempo, se il cosiddetto mercato del lavoro vuole che si vada a fare, non so, un lavoro anche, prendo sempre il lavoratore dell'impresa di pulizie, che si crede che sia il lavoro più umile, più degradato, eccetera, è un lavoro come gli altri, un lavoro anche, no, volendo, se prendi i soldi che prendi come contratto aziendale, come contratto, scusate, nazionale, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, il giovane in questione deve assolutamente accettare questo tipo di lavoro. Se non gli va bene, perfetto, libero di farlo, però allo stesso tempo è giusto che non abbia più questo contributo dello Stato. Perché credo che sia giusto così, insomma, no? Inoltre,
anche perché, scusate un attimo, si ha sempre la possibilità, poi essendo anche giovani, di trovare magari un'altra occupazione che ti dia proprio soddisfazione, ci vorrebbe altro. Ma intanto sei inserita o sei inserito in quel mercato di lavoro che comunque ti serve per fare esperienza. Bene. Flat tax. Io la flat tax, come che mi viene presentata, eccetera, la cosiddetta tassa piatta, non mi piace. Perché, certo, è giusto che le tasse vengano diminuite, se è possibile. Vengono diminuite, però devono essere sempre in progressione al reddito che uno ha. Se uno prende 100, deve pagare le tasse per 100. Se uno prende 10, deve pagare le tasse per 10 e non certamente con la stessa aliquota di chi paga 100. Adesso la sto dicendo in grosso modo, ovviamente, no? In maniera molto strizzata. Quindi, ecco. Quindi anche qua, tanti puntini sulla I. La legge Fornero a me non piace assolutamente, come che anche l'aliquota 100, non lo so, devo vederla meglio, quindi metto un mi, non lo so. Io credo che un lavoratore, quando che ha fatto i suoi 40 anni, prima nel 36, di lavoro, quando abbia fatto i suoi 40 anni, io credo che abbia già dato del suo alla società. Adesso fate conto che una volta, non tanti decenni di anni fa, qualche decennio di anni fa, si cominciava a lavorare a 15 anni, chi voleva ovviamente 15, 16 anni, eccetera, perché finita la terza media, mi basta e vado a lavorare, padrone è libero di fare ognuno ciò che vuole, anch'io ovviamente. Finito la terza media, sono andato nel mercato del lavoro, sono inserito nel mercato del lavoro. E quindi 15 anni più 40, hai fatto 40 anni di attività, vai a 55, io credo che sia un'età buona. Certo, uno che adesso comincia come un giovane, minimo, massimo, adesso si comincia a lavorare a 25 anni, sto parlando della maggioranza, ma a 25 anni, se fa 40 anni di lavoro, va a 65 anni in pensione, per carità, dopo dipende anche dal lavoro che uno fa, per carità, certo che se è un muratore, certo che a 65 anni andare sopra un tetto o comunque un'armatura è dura, no? E bisogna sempre vedere le cose un po' così. Ecco che allora, ritornando a quota 100, bisogna vedere in tutte le sue parti. E poi c'è il debito pubblico, ragazzi. Allora, il debito pubblico, ecco che allora il ministro Tria, dimmi che ora è già, perché non so, è già 55. Il ministro Tria adesso ha tutta una serie di riunioni a Bruxelles, non so, a Strasburgo, dove insomma, sulla questione finanziaria. E lì avrà tutta l'Europa puntata contro questi provvedimenti, perché l'Europa, vedete, a livello fiscale, a livello di tasse, ti fa fare quello che vuole, a lei non gliene frega assolutamente niente, l'importante è che tu a fine anno paghi, sono 50, sono 100, sono 70, quello che sono, miliardi all'anno per interessi del debito pubblico. Quindi non è che ci guarda a vedere se
questo va bene a livello fiscale, questo non va bene, eccetera. No, no, non è un problema, niente. Vuole vedere i conti, vuole vedere se a fine anno risulta che tu sia in grado di pagare, altrimenti spread, speculazioni, e questo, e che l'altro. Allora, per chiudere sto piccolo monologo, chiamatelo così, per chiudere, allora io ho sempre detto, intervistando anche il dottor Michalizzi, intervistando anche il dottor Labini e altri economisti che hanno visto nel certificato di credito fiscale o comunque una moneta complementare, che con quella moneta complementare andiamo, o meglio con questi certificati di credito fiscale andremo a mettere lì le nostre tasse, i nostri soldini, così facendo avremo la possibilità di investire sui giovani, sulle opere pubbliche, eccetera, eccetera, e mettere da parte, tirare fuori quei 50-60 miliardi che servono all'Europa. Ecco, facendo così praticamente creeremo uno scudo di difesa contro l'attacco speculativo delle banche. Io l'ho detta così, ho fatto un esempio un po' anche un po' a terra a terra, no? Non è facile spiegarla in maniera tecnica, però insomma anche qui basta un po' lo sforzo, diciamo, mentale. Magari si legge non una volta, ma si rilegge due o tre volte per capire cose. Tutti non siamo nati tutorovi, tutti non siamo degli economisti, ma cerchiamo, come sempre, nell'ambito del possibile, dei nostri limiti, cercare di capire che cosa vuol dire oggi la nostra situazione politica, finanziaria e economica di questo paese, che piano piano, se anche qui non ci accorgiamo, ragazzi, piano piano faremo la fine della Grecia. Adesso ci metteremo in contatto con Serena, intanto metti anche una musica così, tanto per spezzare un attimo l'aria, andremo in cerca della Serena, che dovrebbe essere in attesa della chiamata. Vai! Pronto?
perché so che veniva su da con l'aereo, eccetera, quindi partiva da un posto per essere qua, sperando che fra poco ci mettiamo in contatto, quindi perdonatemi, la stiamo cercando, perché eravamo d'accordo appunto che alle ore 13 di metterci in contatto. Molto probabilmente c'è qualche inghippo viaggiando, insomma, può succedere. Vedremo, insomma, per qualche minuto, insomma, di riprovare di chiamarla, insomma, ecco. Anche perché con lei appunto parleremo di questi sette specchi esseni che riflettono un pochino la nostra personalità, la nostra storia. Sapete, qualcuno diceva sempre, tendiamoci la nostra telecamera, o comunque il nostro specchio, visto che si parla di specchi, e di guardarci dentro, no? E non mai puntare il cosiddetto dito verso gli altri, dicendo è colpa tua se. Invece, molto ovviamente, se ci riflettiamo un attimo, tutte le cose che ci circondano, anche noi abbiamo la nostra responsabilità, anzi forse siamo noi responsabili di quella situazione. Però è più facile, come dico sempre, come ce lo diciamo sempre, di dire se mi è arrivata questa è perché è colpa tua. Se non trovo il lavoro, perché è colpa della società. Se non vado più d'accordo con il mio compagno, mia compagna, ma moglie, marito, figlio, figlia, non so, è colpa sempre dei familiari, perché non vado d'accordo. Insomma, di motivi ne possiamo dire a giosa. Ecco che questa dei sette specchi è una cosa molto molto interessante dal mio punto di vista. Speriamo di trovarla, di metterci in contatto, altrimenti faremo qualcos'altro, cosa volete che vi dica, no? Leggeremo magari qualche articoletto che troveremo in qualche parte e dopo lo svilupperemo. Intanto però siamo tenaci e cerchiamo di trovare Serena Tamo, o Pattaro Tamo, insomma. Vi stavo intanto, no, prima di trovare Serena, tentare di trovare Serena, stavo facendo il punto della situazione a livello così finanziario e economico del nostro paese. Io che poi ho i miei limiti su questa materia particolare, no? E quindi stavo appunto dicendo che l'unica soluzione, almeno per il momento, magari domani vengono fuori anche altre possibilità di alternativa, ma per il momento che mi ha convinto di più è questo progetto di questa moneta complementare chiamata certificato di credito fiscale, che ci darebbe la possibilità, appunto, come dicono questi economisti, di pagare le nostre tasse appunto con questa valuta. Questo ci permetterebbe appunto di avere una somma ben consistente di poter gestire le nostre attività, che potrebbero essere gli investimenti per i giovani, come potrebbero essere le famose opere o grandi opere tipo la messa in sicurezza delle strade, delle autostrade, dei ponti. Si parla tanto di ponti in questo periodo, è una cosa pazzesca, no?
di scuole, che anche le nostre scuole non è che siano di meno, ospedali, sono tutte quelle strutture pubbliche che hanno bisogno di una ristrutturazione. Addirittura la messa in sicurezza, sto parlando anche, visto, sto parlando soprattutto del Veneto, ma anche un po' tutta l'Italia, che siamo una zona, per fortuna io dico, con tanta acqua, ma nello stesso tempo siamo anche una zona dove che c'è il pericolo dell'alluvione. Ma perché c'è il pericolo dell'alluvione? Perché soprattutto nel Veneto si è cementificato di tutto di più, quindi basta un po' di pioggia, o comunque adesso come viene chiamata adesso, cos'è la bolla d'acqua? Bomba. Bomba d'acqua, grazie, la bomba d'acqua, che abbiamo paura che qualche posto venga alluvionato, soprattutto i torrenti che fanno presto ad aumentare il proprio volume d'acqua, non hanno un letto, sto parlando un letto del loro percorso che non è tanto grande, quindi fa presto a venire fuori da quegli argini e fare inondazioni pazzesche, no? Ne abbiamo viste ormai anche qui tantissime, eccetera. Quindi la messa in sicurezza del territorio con lavori veramente certosini, e non solo quella, anzi io direi che ormai la cementificazione è talmente tanta che il cemento ci arriva fino al naso, ormai non abbiamo più la capacità di respirare, e guarda caso c'è, eccola qua forse, no? Ok, e guarda caso mi ha distorto un po', e guarda caso oggi c'è questa fermata delle auto in città, soprattutto nella zona veneta, lombarda, piemontese ed emiliana, Emilia Romagna, dove c'è, diciamo così, la concentrazione della Padana, praticamente la Val Padana, Padana, non Padania, Val Padana, dove che è stretta tra le Alpi e gli Appennini, quindi diciamo che c'è una forte concentrazione di aria inquinante o comunque di inquinamento. Ecco che ti tirano fuori, allora, che le auto gas, le auto vecchie, devono fermarsi perché altrimenti inquinano le città. Io non sto dicendo che è giusto o non è giusto, però anche questa mossa, anche perché gli uffici, soprattutto pubblici, inquinano molto di più proprio per il super riscaldamento che c'è. E anche queste, per carità, inquinano, soprattutto chi ha il gasolio. Ma perché questa mossa però? Bisogna vederla in due parti, questa mossa. Da una parte, certo, l'inquinamento, eccetera, ma dall'altra può essere anche una ripresa del mercato dell'automobile. La macchina vecchia, la macchina mi serve, e allora cosa faccio? Butto via la vecchia? Mi devo comprare una nuova, o se non è nuova, una messa, magari messa bene, un bel usato, messo bene, eccetera, eccetera, che abbia tutte le caratteristiche delle nuove disposizioni. Quindi, questo va a incentivare sì il mercato dell'auto, ma mette in condizioni soprattutto le persone che medio basse, con stipendi medio bassi, mettere come sempre
in condizione la parte più debole del paese di fare uno sforzo per comprarsi la macchina nuova. Questo dal mio punto di vista è questo disegno. Dopo, per carità, è vero, non è vero, questo non lo posso sapere, però da come che la vedo io è così. Quindi adesso, partendo credo già da questo giorno, fino alla primavera, grosso modo, o comunque finito l'inverno, ci sarà questa disposizione. E se o ti dimentichi, o perché hai la testa in un'altra parte, o insomma per tutte le storie che uno può avere, si becca anche una sanzione molto molto alticcia. Ah, beati quelli che vanno in bicicletta e anche usano, se possibile, i mezzi pubblici. Certo, è anche questo bisogna anche dire, anche da un'altra parte, che può essere un incentivo per usare di più i mezzi pubblici. Per quelli praticamente che lavorano in un ufficio, che non devono spostarsi, che prendono da casa il bus o la corriera o quello che è, arrivano in città, in questo caso a Padova, piuttosto che a Treviso, piuttosto che a Vicenza, eccetera, fanno parlare di altre città, arrivano in città, scendono, fanno quattro passi, vanno a farsi colazione e arrivano in ufficio. Punto. Poi là, in ufficio, sapete, c'è ormai l'orario, si può dire continuato, perché vanno sempre nel famoso bar a consumare di salatina e poi ritornano al lavoro, la sera prendono loro qualcosa e arrivano. Ma questo non è male, non è male, però ci sono tante altre attività che hanno bisogno della macchina, che l'operaio o chi per esso ha bisogno della macchina. E comunque va sempre fare, mettere un po', come si dice, in crisi, sempre la parte più debole del paese. Va bene, adesso proviamo a vedere Giola se riusciamo a metterci in contatto con Serena, un po' di musica, perdonate questo tic tac, ma d'altronde è così oggi, e mettimi anche un po' da pausa la registrazione, ok? Hello darkness, my friend. Sì, perché infatti, siccome ci stiamo preparando per tutto il viaggio, certo. Dire, siamo entrati in questo preciso istante che Giuseppe ha preso in mano il telefono, l'avevo lasciato a casa. Ma allora sei a casa ancora o sei giù in Sicilia? No, siamo in Sicilia, partiamo oggi pomeriggio. Ah, partite oggi pomeriggio, perfetto. Allora, ascolta Serena, allora facciamo, adesso io non so che ora che sia. L'1:15. Beh, facciamo lo stesso una bella chiacchierata, perché domani siete in Veneto e siete precisamente al Falco d'Oro, no? Ok. Falco d'Oro, la realtà allo specchio, dove tu Serena terrai una conferenza su una cosina che a me molto molto a me piace, quella dei sette specchi e seni, no? Ecco, volevo farti già subito una domanda, Serena. Intanto, chi è il popolo esseno? Perché, perché credo che sia un popolo, no, l'esseno, giusto? Sì, esatto. Allora, Giorgio, io ti chiedo gentilmente, sì, se posso un attimo mettere gli auricolari, perché ho praticamente il tablet, quindi tenerlo in mano mi risulta difficile. Sì. Oppure, se preferisci, possiamo chiamare noi da Skype. Sì. Dimmi tu, come preferisci, così siamo subito operativi e inizio subito a rispondere alle tue domande. E come siamo operativi, Giola? Come possiamo andare meglio? Hai capito quella che ti diceva la Serena? No, scusa, non avevo le cuffie su. Aspetta, ripeti un attimo, mettiti le cuffie, sì, Giola. Ripeti un attimo a Giola, così... E lei che mi fa un po' da regia. Scusate un attimo gli ascoltatori, ma è così, siamo in diretta.
Vai, prova a dire quello che ti serve, Serena. Dimmi, Serena. Allora, niente, dicevamo di chiamare, che chiamiamo noi tramite Skype, così si sente anche meglio. O se no? Se no, niente, adesso ho messo l'auricolare, possiamo parlare tranquillamente. Allora, è meglio parlare così tranquillamente, senza problemi, dai, intanto tu hai l'auricolare, sei protetta lo stesso, insomma, dai. Okay. Io ti sento bene, ok, insomma, ecco. D'accordo. Okay. Allora, ti ripeto la domanda, ti ripeto, sì, volevo sapere appunto... Rispondo subito, okay. Volevo dire che sono qui anche con Giuseppe Tamo, sì. Che anche lui ovviamente mi affiancherà nell'esposizione di questa, certo, trattativa, di questa conferenza, sì. Domani sera al Palco d'Oro, grazie a Realtà allo Specchio. Sì, certo. Giuseppe, vuoi salutarli? Saluta. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Giuseppe col cognome Tamo. Tamo sempre di più. No, com'era quella canzone? Io Tamo. Meglio che tu stia zitto. È una condanna. Comunque, allora volevo dire, Giorgio, anche sì. Che io ho cambiato cognome. Sì, ho visto infatti, no? E anch'io sono Tamo, quindi... ti ho detto che adesso mi tocca chiamare Serena, io Tamo. Non lo dirò a Giuseppe, ma a Serena sì. Non essere geloso, Giuseppe, mi raccomando. Ma tranquillo. Allora, intanto grazie ovviamente Giorgio, certo. Grazie a tutti coloro ovviamente, grazie di averci invitato perché è un onore. E grazie ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno. Anche perché questa intervista, diciamo, va sulla mia pagina Facebook questa sera, magari sul tardi, e anche sul mio canale YouTube, sempre Giorgio Stocco Libero, quindi ecco, la potranno anche scaricare, riascoltare, fare quello che vogliono, insomma, ecco. Ottimo, così la si può anche riascoltare, esatto, poi ovviamente, esatto. Successivamente. Allora, l'argomento è un argomento molto che mi sta molto a cuore, è un argomento un po' particolare perché diciamo non siamo abituati a ragionare nei termini degli specchi esteni. Comunque rispondendo alla tua prima domanda, cioè sì. Che sono gli esteni. Gli esteni erano una comunità, non la definirei religiosa, la definirei spirituale ovviamente, sì. Nel vero senso della parola, quindi non quelle persone dove, concedimi il termine Giorgio, peace and love, ma erano persone pratiche comunque. Certo, sì. Gli esteni non erano numerosi. E però praticavano quella che era la preghiera, praticavano molto, tra virgolette, l'isolamento nel deserto, sì. Proprio per la ricerca di se stessi e ritrovare quindi il proprio sé. E ripeto, erano anche molto dediti alla preghiera. La preghiera però non come recitazione meccanica di frasi, ma quella che ti riporta ad uno stato interiore vero, vero e proprio, cioè quella che è la vera preghiera. Cioè non il rosario, ma qualcosa di diverso. Esatto, cioè, nel senso, la vera preghiera è io sono già quella cosa, certo. Io la sento, io percepisco. Quindi non è una richiesta a Dio o all'universo, ma è uno stato interiore. Questa è la vera visione, certo. di quella che è la preghiera. Certo. Ma Serena, secondo te, no, perché io scusami se ti interrompo, ma io sai, sono curioso. Tu hai fatto un elenco di attività che fanno o facevano questa comunità degli esseni, eccetera, no? Da quello che io so, Gesù Cristo doveva essere stato o faceva parte del popolo esseno, no? E, allora, ecco, sì.
Sì, scusami se ti ho interrotto. No, no, perché volevo, perché anche come comunità di Esseni dovevano essere anche dei guaritori, mi pare, no? Non medici, di guaritori, o dei sciamani, una cosa del genere, insomma, ecco. Allora, ovviamente non abbiamo la certezza che Gesù Cristo fosse un esseno, però ci sono appunto delle tradizioni che lo pongono insieme insomma agli esseni. Sì. E gli esseni, come dici tu, erano proprio anche dei guaritori. Mm-hmm. Infatti Gesù Cristo spesso e volentieri, anche nei Vangeli canonici, esatto, troviamo che guarisce, esatto, che guarisce persone, addirittura insomma sembra che faccia resuscitare i morti, come è successo con Lazzaro, e queste erano ovviamente tutte tecnologie, io le chiamo tecnologie interiori ovviamente, sì, di riuscire a gestire quelle che sono le nostre energie interiori, anche perché secondo una letteratura extra biblica, però ovviamente ripeto sulla vera esistenza di Gesù Cristo così come lo conosciamo noi, lo sapete, sì, che insomma si dibatte ancora oggi, certo. Se sia effettivamente esistito. Vedi Biglino, tanto per fare un nome, insomma. Sì, esatto, esatto, ma anche altri insomma, certo, che ormai si occupano di approfondire questa. Io ho parlato del maestro. certo. Quindi nella letteratura extra biblica sembra addirittura che Gesù possa, in quell'arco di tempo che nei Vangeli canonici ovviamente non si parla, cioè dai 12 ai 30 anni, sì, perché ovviamente noi nei Vangeli a un certo punto fino a 12 anni troviamo Gesù e poi lo riprendiamo che diventa il maestro che va a predicare in giro, e quindi dai 30 ai 33 anni. In quell'arco di tempo sembra che Gesù avesse girato comunque molte comunità di quel tempo, arrivando addirittura anche in India, e addirittura si parla anche di Londra o comunque l'Inghilterra, dove lui avrebbe acquisito queste tecnologie interiori sia di guarigione sia di, diciamo un po', concedimi i termini anche se non sono corretti, quindi mi scuso magari con gli ascoltatori, un po' questi poteri, no? Sì. Un po' sovrumani, ecco, non li chiamerei neanche soprannaturali, però sovrumani, cioè intendendo per sovrumani il paragone con l'essere umano, con l'essere umano medio. Certo, certo. Quindi ecco perché lui torna, inizia la predicazione, inizia anche la guarigione, che poi tra l'altro è uno di quegli insegnamenti che lui dà ai propri discepoli, cioè certo, non solo portare avanti quella che è la parola di Dio, sì, ma anche il guarire, e il guarire ovviamente attraverso determinate tecnologie, tanto più chi conosce Anne Gigudan per esempio, Daniel Mauroy, eccetera, sappiamo anche che per esempio gli esseni utilizzavano tantissimo la voce per la guarigione, quindi sì, l'utilizzo del suono nella maniera corretta, e che sono un po', se vogliamo vedere Giorgio, anche degli incantesimi, no? Perché in magia l'incantesimo, certo, funziona se recitato nella maniera corretta, con la cadenza giusta, utilizzando il suono corretto, eccetera. Ma mi viene anche in mente così, no? Non so se sia, correggimi se sbaglio, questi suoni, il parlare, eccetera, no? Sai, quando che uno, per esempio, è in coma, non farmacologico, ma in coma ovviamente di suo, parlare oppure fargli sentire della musica, quella che piace a lui, eccetera, ci sono stati tantissimi casi di risveglio. Sì, esatto. Quindi intendi in questa maniera, quindi parlare, il suono, eccetera, giusto? Sì, sì, sì. Boh, cioè, diciamo, quando noi parliamo di guarigione, comunque, non è togliere qualcosa di brutto. La guarigione è quando si ritorna ad un riequilibrio di quello che è il nostro corpo. Certo. Quindi la guarigione può essere intesa anche a livello emotivo, mentale o addirittura sui piani sottili,
e quindi anche quello che noi chiamiamo riequilibrio energetico, riequilibrio del sé, il ritorno a quello che è il messaggio animico, insomma poi lo possiamo chiamare in tantissime maniere, e ritornare su quello che è il nostro percorso spirituale. E il percorso spirituale non è qualcosa di trascendentale, è qualcosa di pratico, infatti è un percorso, e il percorso si fa ovviamente spostando il proprio fisico, giusto? E quindi è un percorso che è l'insieme di tutte quelle che sono le esperienze che noi facciamo in questa vita. Certo, quindi certo. Le azioni vere e proprie che noi facciamo in questa vita. Certo. Anche perché spesso e volentieri si confonde la spiritualità pensando che sia qualcosa di intangibile, qualcosa di per spirito noi intendiamo tutti quei regni angelici intesi a livello teologico. Non c'entra niente la concezione teologica con la spiritualità. Certo, certo, assolutamente d'accordo. Allora, fatta questa lunga premessa, cara Serena, adesso parliamo ovviamente di questi famosi sette specchi. Certo, parlare di tutti sette è una cosa ardua in mezz'ora. Allora. Però tentiamo per lo minimo di sintetizzare 5 minuti per ogni più o meno per specchio. Poi tutto quanto lo andrai a sviluppare appunto domani sera. Certo, assolutamente, assolutamente. Allora, guarda, solo per avere una traccia, ovviamente, che così cerco di concentrare e evitare di uscire. Certo. Che dopo io, sai, tu mi conosci, quando io inizio a parlare, ovviamente... Tu vai di qua, vai di là, vai sotto, esatto. Vai sopra, eccetera. Allora, mi prendo, guarda, una traccia sotto mano, sì, in maniera da non uscire da quello che è, da quello che è il, diciamo così, il seminato. Certo. Allora, cos'è innanzitutto la legge dello specchio? La legge dello specchio è qualcosa che deriva da un concetto che è legato a quello che è il giudizio. Il giudizio, che già la parola stessa comunque giudicare, significa emettere una sentenza, e la sentenza è definitiva, che è diverso dal criticare, dove l'etimologia di criticare, per esempio, ci riporta al paragone a quella che è la realtà e la verità. Quindi è diverso rispetto al giudicare, dove io dico è così, punto, e basta. Il tribunale di Padova dice è così, questa è la sentenza. Esatto. E, una bellissima frase di Krishnamurti, che a me, vabbè, lui ne ha dette ovviamente tantissime, una però legata a quella che è la legge dello specchio, è: la più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Ecco, per comprendere i sette specchi esteni, noi dobbiamo essere in grado di osservarci nel nostro quotidiano e comprendere quelle che sono le nostre azioni in quel contesto, e comprendere i messaggi che ci stanno dando. Un'altra cosa fondamentale è che con la legge dello specchio ognuno può parlare solo di sé. Mi spiego meglio, perché spesso questa frase viene fraintesa, quindi preferisco ovviamente darne una definizione un po' più... No, perché uno dice no, quello è matto, parla da solo, io quindi non c'è. Esatto. Essere in grado di parlare di se stesso e solo di se stesso significa semplicemente che... in che senso me stesso? Cioè delle conoscenze, delle esperienze che io ho. Quindi è di me che parlo. Quando parlo di qualcun altro, metto sempre quelle che sono le mie conoscenze e le mie esperienze e le riporto sugli altri. Certo. Ecco in che senso.
Quindi per uscire da quello che è il giudizio, io devo iniziare a capire che esistono comunque dei paradigmi diversi, delle esperienze diverse. Quindi il giudizio ci fa percepire praticamente un mondo imperfetto, anche quando questo invece è perfetto. E ci insegna che questa legge dello specchio ci insegna che ogni volta che percepiamo o crediamo di percepire, perché c'è anche parte mentale, un qualcosa sbagliato fuori di noi, quindi all'esterno, in realtà ci è messo di fronte a una nostra caratteristica. Esatto. E in quel preciso istante noi la stiamo osservando, cioè quella persona, quell'evento, quella cosa ci sta dando un messaggio ben preciso che è per noi e quindi sta parlando di noi, però dobbiamo capire in che termini, perché spesso e volentieri si dice la legge dello specchio è quello che tu vedi negli altri vuol dire che lo sei tu. Sì. No, questa è solo una delle sette sfumature, quindi è uno dei sette specchi esseni. Quindi non è sempre così. La tecnologia dei sette specchi esteni è stata divulgata da Greg Braden attraverso una conferenza che poi ovviamente è stata messa su DVD, che mi sembra si chiamasse Camminare tra i mondi. E lui praticamente afferma che questa tecnologia l'ha imparata studiando i rotoli che sono stati trovati a Qumran nel 1947 e che sono stati appunto attribuiti agli esseni. In questi rotoli, oltre a tante altre cose ovviamente, si parla di queste sette, chiamiamole sfumature, per ritrovare se stessi. E quindi comprendere il perché viviamo una determinata vita rispetto magari ad un'altra. Sì. Allora, il primo specchio esteno, quindi noi li chiamiamo specchi esteni, però possiamo anche definirli proprio, come ti dicevo poco fa, delle sfumature, delle modalità. Cioè rappresenta quello che noi siamo in questo momento preciso, cioè quello che spesso viene considerata l'unica definizione della legge dello specchio. Io mi guardo allo specchio e sono esattamente così, quindi io vedo una caratteristica su di te, positiva o negativa, e vuol dire che ce l'ho anch'io. Cioè praticamente mi rifletto in un'altra persona, no? Cioè invece di avere lo specchio che mi riflette, facciamo finta che quella persona che sono sempre io allo specchio, che sia un'altra persona che si riflette su di me. Non so se mi sono spiegato, Serena. Sì. Allora tu tieni conto sempre, no, che quella persona sta rispecchiando te, certo. E tu stai rispecchiando quella persona. Esatto. Però quello è una cosa che riguarda lei. Noi guardiamo sempre e solo noi stessi. Allora, quando noi sentiamo parlare di legge dello specchio, la sentiamo sempre nominare in senso negativo, però è valida anche in senso positivo, solo che questa la si guarda sempre meno. Quindi, comprendere il primo specchio esteno significa capire l'inutilità di giudicare chi mi sta vicino. Vicino in questo senso può essere sia persone che stanno a stretto contatto con me, sia quella persona che posso trovare in fila al supermercato. Certo. Ok. Il mondo esterno, insomma. Sì, esatto. In generale. Quindi è come se noi vedessimo e giudicassimo negli altri le nostre colpe, no? Capita spesso che cosa succede? Io, guarda, abbiamo avuto, Giuseppe ed io abbiamo avuto un esempio proprio stamattina di questo specchio, dove abbiamo avuto una situazione da risolvere e questa persona continuava a
negare la sua responsabilità su questo, sì, su questo evento. Certo. E quindi puntava il dito verso gli altri, no? Cioè, verso di noi in questo caso. È colpa tua? Anche se noi... Anche se noi eravamo lì per, con la soluzione in mano, quindi noi stavamo dicendo, ok, c'è stato l'errore, noi abbiamo la soluzione, sì, però l'errore non è stato nostro, capito come? Quindi questa persona stava scaricando su di noi le sue colpe, certo, le sue responsabilità. Eh sì, cioè è sempre più facile, no? Io infatti prima di mettermi in contatto con te Serena, no? E io ho detto sempre, ho sempre fatto questo esempio che è semplice anche da spiegare, no? Io lo vedo le specchio invece come una videocamera, come, sì, come una videocamera, come una telecamera, chiamala come vuoi, in cui mi rifletto e dico sempre, no? Se mi succede un qualcosa è sempre colpa degli altri, non è mai colpa mia. Invece noi siamo responsabili di tutte le cose che avvengono, perché anche noi siamo lì e non siamo lì a caso, ma perché dobbiamo risolvere qualcosa. Certo, certo, esatto. L'importante è capire questo. Sono intanto filosofo. Fantastico. Allora, poi abbiamo il secondo specchio esterno, cioè che è? Rappresenta quello che noi giudichiamo in questo momento. Quindi, come vedi, non è ciò che siamo noi, sì, ciò che è quella caratteristica riguarda anche me, ma è quello che io giudico perché lo considero sbagliato, perché nella mia esperienza ovviamente mi ha dato determinate conseguenze e quindi ovviamente quella cosa non mi appartiene, ma la giudico. Certo. E quindi, come vedi, il secondo specchio esterno è già un'altra, ha già un'altra. È un altro tassello. Esatto. Ma cosa succede con questo secondo specchio, sì, esterno? Che a forza di giudicare, io cristallizzo in me ciò che detesto, invece che eliminarlo. Mm-hmm. Allora, ecco un altro motivo per cui eliminare il giudizio è fondamentale, perché allora io iniziando a non giudicare più, inizio a comprendere la realtà sotto altri punti di vista. Certo, certo. Poi abbiamo il terzo specchio esterno, che allora praticamente rappresenta il rapporto verso le persone da cui ci sentiamo attratti per qualche motivo. Questo però è uno specchio molto importante, perché spesso e volentieri questa attrazione può essere confusa con l'innamoramento. Mm-hmm. Ma non è innamoramento, è attrazione. Perché? Perché solitamente queste le altre persone, l'altra persona, le altre persone hanno qualcosa che noi vediamo in loro che noi abbiamo dovuto rinunciare per magari sopravvivere a delle esperienze, o potremmo avere perso nella nostra vita, oppure ci è stato, concedimi il termine, tra virgolette, rubato, sì, da persone che esercitavano il potere su di noi. Uh-huh. Cioè, mi spiego, faccio un esempio. Ecco, bravo, fai un esempio così, ecco, capiamo tutti. Allora, io volevo, adesso la butto lì, che ne so, sì, io volevo fare l'alberghiera, sì, ok, invece sono stata costretta a fare il liceo classico, mm-hmm, perché i miei genitori che avevano un'influenza su di me mi hanno obbligato a fare il liceo classico. Sì. Premetto che non è il mio caso, cioè non... non è il tuo caso, comunque certo. Quindi che, però io volevo fare l'alberghiera perché volevo diventare, che ne so, un chef, uno chef famoso, conosco uno chef famoso, sono attratta da questo chef, sì, lo confondo con
l'innamoramento, dico di essere innamorata, invece di questo chef io sono, tra virgolette, attratta dal fatto che lui è riuscito a ottenere, a fare, a, ha avuto la possibilità di sviluppare quello che a me è stato negato. Certo, certo. Cioè, questo specchio ci indica anche il perché spesso e volentieri i rapporti di coppia terminano. Sì, è vero. Bella questa cosa qua, certo, certo. Ma allora, ma terminano sì. Perché a un certo punto mi rendo conto che quello non era innamoramento, ma ero attratta da quella situazione. Certo, certo. E perché in questo momento tu hai fatto l'esempio, quindi essere attratti può dire essere in questo caso attratti dal suo lavoro e non tanto a livello, diciamo, sessuale o quello che è, ma solo a livello di lavoro. Giusto? Perciò questa cosa va a la persona però la confonde, no? Uh-huh. Perché l'emozione a breve termine ha sempre la prevalenza sull'emozione a lungo termine. Certo. Quindi questa persona diventa il mio idolo. Sì. Ok? E quindi lo confondo con l'innamoramento. Sì. Ma invece è semplicemente una persona che ha avuto la possibilità di sviluppare se stessa. Diciamo allora, facciamo un altro esempio molto più eclatante, se vogliamo mettere così. Una ragazzina, può essere anche un ragazzetto comunque, una ragazzina che ha un gruppo di cantanti o comunque un cantante che perde la testa, no? Ma questo non significa ovviamente che perde la testa solo così a livello sessuale o perché vuole andare a letto con questo, ma perché della musica o comunque come si esprime o comunque di quello che lei sente, di quello che lui dà a lei in quel momento. Sì, esatto. Perfetto, ci siamo? Esatto, okay. Esatto. Promosso. Poi abbiamo invece il quarto specchio esteno che ci descrive quello che è il rapporto con i nostri comportamenti compulsivi, cioè tutti quei comportamenti che si creano delle dipendenze. Dipendenze che, come sappiamo, ci sono quelle più esposte, come l'alcol, il fumo, la droga. Quelle più pesanti, diciamo così, tanto per intendere, sì. Ma ce ne sono anche di più nascoste, di più sottili, come per esempio la dipendenza da una persona, la dipendenza dal lavoro, la dipendenza da una malattia, perché anche questo è fondamentale, quelle persone che sono sempre malate. Certo. Perché? Perché la malattia, essendo malata, mi dà tutta una serie di diciamo vantaggi. Vantaggi è che una è l'attenzione, l'altra è la parte magari affettiva, l'altra è quella non vado a lavorare, capito? Quindi possono essere tutta una serie di situazioni. Anche di coccoli in più, no? Fai la vittima. Ma sì, esatto, esatto, esatto. E però queste dipendenze ci stanno dicendo che noi vogliamo evitare qualcosa che, attenzione, consideriamo più grande di noi e irraggiungibile. Perché non capiamo quello che è il nostro potere. Ecco la dipendenza. Ho paura di essere in grado di. Certo. E quindi ci blocchiamo, quindi. Esatto. C'è un blocco. C'è un blocco nel nostro essere che lo sviluppiamo attraverso le dipendenze. Poi ognuno ha la sua, insomma, o le sue, perché purtroppo a volte ce ne sono anche più. Ma allora, siccome che io ho paura di per vincere questa paura devo essere, diciamo così, sottomesso, sottoposto, o comunque avere una persona accanto che possa risolvermi questo problema. Sì, diciamo che allora la dipendenza deriva comunque da una paura e deriva quindi da una mancata conoscenza, cioè la mia mancata conoscenza di essere in grado di. Certo. E quindi diventa, si sfocia poi nella dipendenza.
E quindi cosa succede? Per riuscire a uscire da questa ruota karmica, chiamiamola così, io devo fare qualcosa di diverso, cioè affrontare la mia paura. Certo. Quando io affronterò la mia paura, allora non sarò più dipendente. E sono libero. Esatto. Quindi di questo magari, scusa un attimo, Giorgio, domani sera ovviamente, come ti dicevo, sarò affiancata da Giuseppe, e magari se a Giuseppe farà piacere, domani sera magari ci racconterà come ha fatto a uscire da una droga. No, assolutamente. No, da una droga mentale, no fisica. Mi sono sbagliato, da una droga mentale, mettiamola così. Perché praticamente tu come fai ad uscire dalla dipendenza, quindi dalla paura di qualcosa? Certo. Devi diventare l'oggetto della tua paura. Eh sì. Ma questo è un altro argomento che ti spiegherà magari Giuseppe. Allora, aspetta un attimo, perché è interessante questo, perché non è semplice, è interessante. Allora, paura... Allora, aspetta un attimo, Giorgio, allora, se Giuseppe vuole, in due minuti ti spiego. Ok, vai Giuseppe. In due minuti. Vabbè, facciamo cinque, dai. Dai, ok. No, semplicemente... Alza un po' la voce, Giuseppe, per cortesia. Mi senti adesso? Sì, buon, perfetto. Perfetto. Allora, no, semplicemente che molti dei nostri comportamenti sono dettati dalla paura. Sì. Molte delle nostre decisioni sono dettate dalla paura. E molte delle nostre decisioni, molte delle nostre paure sono dettate dai condizionamenti che abbiamo durante la nostra vita e durante la nostra crescita. L'unica cosa, l'unica salvezza che c'è per crearsi una vita esattamente per come la vuoi è quello che insomma viene chiamato vivere secondo un mondo tutto tuo, no? Sì. Quindi che succede? A noi è sempre stato insegnato che il peccato è stato, cioè noi sostanzialmente ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ce l'abbiamo sempre avuto sotto gli occhi. Noi non dobbiamo sapere, questo è il peccato sostanzialmente, cioè il peccato è noi siamo stati puniti perché abbiamo acquisito conoscenza. Certo. Noi sto parlando ovviamente dei nostri primogenitori o chi per loro. E quindi questa è il nostro punto debole. Se capiamo questo, capiamo come rafforzare il punto debole, cioè capiamo che per avere una mente forte bisogna conoscere, perché chi conosce ha una mente forte, chi ha una mente forte non ha, o perlomeno diminuisce di molto le sue paure. Quindi nel momento in cui noi diminuiamo le nostre paure, rafforziamo la nostra mente, rafforziamo l'autostima e tutto quanto, siamo molto meno soggetti alle paure, quindi di conseguenza prenderemo decisioni che rispecchiano i nostri desideri, ciò che ci fa star bene, e di conseguenza li vedremo realizzarsi, ed è un circolo virtuoso. No, ma hai spiegato bene la cosa in poche parole, Giuseppe. Sì, tutto sta nell'avere il coraggio di rompere le paure e affrontarle. Nel momento in cui tu mangi, un po' come facevano gli antichi sciamani, no? Sì. Mangiavano gli occhi o il cuore dei propri avversari per acquisirne le capacità. Esatto. Quindi nel momento in cui tu mangi la tua paura, la divori, la assimili e diventi lei. Certo, e se certo. diventi lei, c'è una paura in meno che ti terrorizza. Assolutamente, io ho fatto sempre... Sempre in questo caso, non so se ti ricordi, sempre la famosa scala virtuale, che se noi siamo attaccati sempre a quella famosa maniglia, per fare quel secondo gradino, terzo, quello che è, dobbiamo mollare quella maniglia lì. E per mollare quella maniglia lì devi assolutamente vincere delle paure. Eh sì.
Poco sì. Alla fin fine è questo, e noi siamo fossilizzati lì con le nostre paure e non riusciamo a venire fuori da questo, e quindi non siamo esseri liberi. Esattamente, ma comunque domani sera poi... certo. Beh, domani sera dovete tenere una bella conferenza di 2 ore, quindi va benissimo. Benissimo, okay. Ottimo. Passami Serena. Ti passo Serena. Ok. A che punto siamo arrivati, Serena? Che ora abbiamo fatto a proposito? Perché allora, abbiamo il quinto. E che ora abbiamo fatto? Perché io ho un appuntamento alle 2. Che ora abbiamo fatto? Le 54. 54? Fai presto, Allora, guarda, Giorgio, li dico velocemente, sì. Quindi magari senza commentare. Certo. Purtroppo è andata in... abbiamo avuto questo quarto d'ora di ritardo che vabbè, insomma, capita. Okay. Ma va benissimo perché comunque siamo riusciti a parlarne in ogni caso. Certo. Allora, il quinto specchio esteno è il perché noi abbiamo vissuto questa vita rispetto ad un'altra e ci pone di fronte a quello che è il rapporto con i nostri genitori, cioè col principio maschile e femminile. Quindi dipende se questo principio, questi due principi sono in equilibrio oppure se siamo più verso quello maschile o verso quello femminile. E praticamente qui è bellissima una frase di Jung che descrive perfettamente questo specchio, che è: la vita sprecata dei genitori si riflette sul comportamento dei figli. E quindi un po' l'obbligo, ovviamente, l'essere stati obbligati a fare delle cose rispetto ad altre, e quindi quei condizionamenti che ci portano poi a avere delle paure tutta la vita. Certo. Esatto. Quello che diceva poi Giuseppe, sì, grosso modo, esatto. Certo. Ma se tu guardi, Giorgio, sono tutti collegati comunque. Sì, assolutamente. Sono 7 modalità, ma alla fine sono tutte collegate. Certo, anche perché mi piace come lei ha definiti questi specchi come sfumature. Quindi, cioè, almeno io le vedo così. Quindi mi trovi anche d'accordo a sviluppare queste sfumature, perché il mondo è fatto di 1000 sfaccettature, di 1000 sfumature, eccetera, eccetera. Quindi, ecco. Esatto. Mentre il sesto specchio esterno è quello che viene chiamato l'oscura notte dell'anima, cioè il nostro rapporto con noi stessi. Sì. Cioè, praticamente ci dice che in natura, in natura tutto tende all'equilibrio, sì. E per mantenere questo equilibrio ci vuole un essere molto potente. E ci dice anche che le sfide più difficili sono possibili da affrontare solo nel momento in cui ognuno di noi ha accumulato gli strumenti necessari. Quindi quando ci chiediamo perché proprio a me questa situazione è difficile, perché noi in quel momento abbiamo tutti i mezzi e le conoscenze per poterne venire fuori. Certo. Poi che magari dobbiamo ragionarci, dobbiamo valutare, dobbiamo vedere come fare, sono d'accordissimo, però vuol dire che noi abbiamo sia le conoscenze che le capacità. Le capacità per uscire fuori da questa situazione. Per venirne fuori. Certo. Esatto. E poi abbiamo l'ultimo specchio esterno che rappresenta il nostro rapporto con l'uno, cioè il nostro rapporto con qualsiasi esperienza che noi facciamo, che non dobbiamo mai paragonarci agli altri. Cioè la nostra vita è nostra, quindi i nostri obiettivi sono nostri, come li raggiungiamo sono nostri, quindi non possiamo mai paragonarci a qualcun altro. Possiamo prendere degli esempi dagli altri, ma ovviamente non ci possiamo paragonare a loro. Perché quindi io sono mai fatto un copia e incolla, esatto, non va mai fatto un copia e incolla, ma va sempre fatto quella che io chiamo la duplicazione, cioè posso prendere spunto da te ma metterci del mio. Certo. Allora funziona. Assolutamente. Serena, io tanto ti ringrazio anche Giuseppe che era vicino a te. Grazie a voi.
Anche perché, anche se abbiamo tagliato, siamo andati un po' di fretta, soprattutto gli ultimi 5 minuti, gli ultimi due specchi, ma domani sera forse è meglio così, così domani sera è anche, diciamo così, la scoperta più ampliata di questi ultimi specchi, ma anche degli altri, perché ovviamente in 5 minuti non puoi sviluppare un specchio a testa, alla volta, ecco. Quindi, esatto. Quindi domani sera ci vediamo, perché sarò presente anch'io insieme con Gigliola lì a Falco d'Oro con Fiorenzo, realtà lo specchio, e vi auguro un buon viaggio intanto di rientro, o meglio di entrata nel Veneto, perché siete in Sicilia, e vabbè, insomma, dai, ok. Perfetto, okay. Grazie mille, intanto il viaggio sarà sicuramente tranquillo e a domani sera. In realtà, lo specchio alle 21 con Giudizio e Legge dello Specchio, i 7 specchi e sceni. Allora con Serena Tamo? Esatto! Con Serena Tamo, va bene, dai, ok. E con la partecipazione di? Giuseppe Tamo, dico, faccio tutto. Fantastico. Io. Ok. Vi aspettiamo domani sera. Ciao, grazie a tutti e due. Ciao. Buona giornata. Allora, siamo un po' di fretta.